in mezzo a quei tutti ci siamo anche noi, perché c'è ancora molto di mondano in ciascuno di noi. Quindi quando Gesù parla a tutti, parla al mondo, parla anche a te e a me, parla a quella parte di me, di te, che è omologata al mondo, al pensiero mondano. Per questo arriva una domanda oggi a questa parte di noi, per inchiodarla alla verità: che giova all'uomo, quindi che giova all'antropos, cioè all'uomo in sé, quindi anche a te e a me, che giova guadagnare il mondo intero se poi si perde o rovina se stesso? Questa parola che ha convertito Francesco Saverio e ha fatto di un uomo lanciato verso una carriera stupenda, che era schiavo dei propri ideali, dei propri progetti, un santo, il più grande apostolo dopo San Paolo, che ha percorso in 10 anni tutta l'Asia, finendo sfinito alle porte della Cina, a soli 40 anni. E questa domanda penetra la nostra anima, lì dove siamo noi stessi, lì dove siamo uomini, lì dove abbiamo consegnato la nostra vita al mondo. Che ti giova guadagnare il mondo intero? Attenzione, il Signore, come tutta la tradizione della Chiesa, il Magistero della Chiesa, non è contro il guadagno, contro il profitto, non lo è mai stato. Che cosa vuoi guadagnare? Voglio guadagnare mia moglie, voglio guadagnare i miei figli. Per che cosa? Li voglio guadagnare a Cristo? Li voglio guadagnare la vita piena? Li voglio guadagnare la verità? O li voglio guadagnare per me stesso, per vedere compiuti i miei progetti? Perché voglio guadagnare più soldi? Perché non sono mai soddisfatto? Nelle 3 tentazioni del demonio a Gesù Cristo c'è quella sul potere, che è strettamente legato al guadagno. Il potere è uno strumento per guadagnare ed è anche un obiettivo del guadagno. Prima si guadagna il potere e poi si guadagna tutto il resto, il mondo intero. Allora dice il demonio a Gesù: guarda, tutti i regni della terra sono stati affidati a me, sono miei, mi appartengono. Cioè dietro ad ogni potere mondano c'è il demonio, e questo l'abbiamo visto vero per noi, nelle nostre case, nelle nostre chiese, nelle nostre parrocchie, nei nostri posti di lavoro. Se tu guadagni il mondo, se tu ti sforzi, se tu ti muovi, se io mi muovo per guadagnare il mondo, per guadagnare il prestigio, per guadagnare un successo, se io sono qui in Giappone in missione per guadagnare il mondo, cioè per guadagnare persone, per farle cristiane, per me, per legarle a me, se un prete lega le persone a sé, attraverso direzione spirituale, attraverso le sue parole, attraverso i suoi atteggiamenti, io mi rovino e rovino gli altri. Perdo la mia anima. Stai perdendo la tua anima? Stai rovinando te stesso? Stai rovinando il tuo matrimonio? Allora, se tu cominci a sperimentare che guadagnare il mondo porta alla tua rovina, allora cercherai di salvare la tua vita, di salvare te stesso. Ma chi vorrà salvare la propria vita la perderà. Chi vorrà salvare se stesso vedrà perdere anche quello che suppone e si illude di avere, di possedere. E cerchiamo di difenderci dalla moglie, dal marito, da quelli che riteniamo ci stiano attaccando, perché anche gli altri vogliono guadagnare il mondo intero, e per guadagnarlo devono invadere il tuo territorio, devono invadere la tua dignità, devono ledere la tua dignità, devono calunniarti, esattamente come fai tu. Non puoi tu godere del successo dell'altro, perché il successo dell'altro suppone un insuccesso tuo. Nel mondo funziona così. Anche il tuo ministero, anche il tuo essere suora, sarà un costante cercare di guadagnare il mondo e difenderti per non perdere quello che ogni giorno pensi e ti illudi di aver guadagnato. Sono tutti rapporti falsi, tutti rapporti ipocriti, e ti trovi ogni giorno ad aver perso più dignità, più mitezza, più pace, ad aver perso più innocenza, sempre stanco per difendere, sempre più frustrato. Questo sta alla base di tanti divorzi, di tanti problemi che hai con tuo marito, con tua moglie, con i tuoi figli, con tanti problemi che hai con le persone che ti stanno attorno, anche se non sei sposato, senza un marito o senza una moglie, e costantemente devi difendere la tua solitudine. Paradossalmente sei adirato contro la tua situazione, ma la vuoi difendere, perché è l'unico modo di stare al mondo ed è l'unico modo da usare per sottolineare la tua presenza e per guadagnare il mondo intero, per guadagnare la stima, per guadagnare l'affetto, per guadagnare l'attenzione degli altri. Tu al centro. Se tu ed io viviamo ingannati dal demonio, ci rovineremo e rovineremo chi sta attorno a noi. Tutto questo sta dicendo a tutti, a chi è ateo, a chi è agnostico, agli anticlericali, come ai supercristiani, ai vescovi, ai preti, alle suore, anche a una suora di clausura, ai catechisti, a chi è in missione, a tutti, alla parte di noi che fa parte di tutti, che non è in nulla diverso dai pagani, dagli atei, anzi, perché tutti siamo schiavi della stessa menzogna. Il demonio ti ha rapito, il demonio ha rapito la tua vita, la tua anima, con una menzogna, perché ha disobbedito. Perché ci siamo resi vulnerabili al demonio. È come se Dio
creando l'uomo a sua immagine e somiglianza, lo avesse messo in una macchina blindata, resistente a qualsiasi colpo, a qualsiasi bomba, anche a una bomba atomica. Ma questa inviolabilità poteva e può essere elusa, violata, se l'uomo disobbedisce. Dio ha dato una parola, l'obbedienza alla sua volontà, l'obbedienza alla natura divina che era stata deposta in Adamo ed Eva. Quindi il servizio, l'amore, la protezione mutua, il donarsi l'uno all'altro, diventare una carne e fare frutto, una fecondità umana o spirituale, vivere dell'amore di Dio, vivere nell'amore di Dio e vivere per l'amore di Dio, guadagnare tutto per l'amore di Dio, mossi dall'amore di Dio, guadagnare amore, cioè fare profitti di amore. Ed è come dire che c'è un percorso per questa macchina blindata nella quale Dio ha messo la nostra vita. Ci sono delle strade da fare, il cammino dell'amore, del dono, del riconoscersi dipendenti, devi obbedire, devi fare quella strada. Ed è una strada impressionante, enorme, grandissima. Solo non devi prendere quel vicolo. Quel vicolo no, quel vicolo è pericolosissimo. Se non ci fosse la possibilità di prendere quel vicolo, tu non saresti libero. Allora saresti veramente costretto dentro quella macchina. Allora sì che saresti soffocato, saresti un automa, un burattino. Ma Dio non ha creato burattini, ha creato persone che comunque, quando passano davanti a quel vicolo, l'unico vicolo che è impedito, per il suo bene, possono sceglierlo. C'è lì il mistero enorme della libertà. Sperimentiamo ogni giorno che sperimentano i tuoi figli, e guarda caso Adamo ed Eva hanno preso proprio quel vicolo, quello nel quale la macchina non era più inviolabile. Perché lì il demonio aveva degli strumenti per poterli strappare a quella macchina e rapirli, e rinchiuderli nel carcere della sua menzogna. È quello che è successo a tutti noi, a Adamo ed Eva, e a tutti. E questa è la dottrina sul peccato originale. Perché l'uomo soffre perché non può guadagnare di più, perché non può guadagnare il mondo, perché non può dare compimento a tutti i capricci, a tutti gli amori. È entrato in quel vicolo, e da quel vicolo non è più uscito. Più ti difendi, e più scopri che non puoi difenderti. Da quella prigione non puoi uscire, sei rapito per tutta la vita, attraverso la paura della morte. La tua prigione è proprio il cercare di guadagnare il mondo. La tua prigione non sono sbarre, pareti, no. È la tua libertà orientata alla carne, dalla carne e per la carne. Quella è la tua prigione. Per paura della morte cerchi di salvare la tua vita e la perdi ogni giorno di più. Quella è la tua prigione. Si chiama frustrazione, si chiama buttare via, rovinarsi. Ci si può salvare? Sì, se accetti questo, se io accetto di fare parte di tutti, di fare parte del mondo, che ho questa ferita, se accetto questo, allora vedrò illuminato oggi, in questa quaresima, il senso profondo della mia sofferenza, della mia frustrazione. Piano piano, comincerò ad alzare bandiera bianca e potrò ascoltare questa parola, la buona notizia che oggi il Signore ci dà attraverso la Chiesa. Chi perderà la propria vita per me la salverà, perdere la vita per Cristo. Non in un senso soltanto che faccio qualcosa per te, faccio qualcosa per Cristo, evangelizzo, non so, no, questo è un frutto, questo è il frutto dell'intimità, certamente poi liberato, salvato, lo farò tutto per Lui, farò tutto per il mio amato, per il mio sposo, la sofferenza, il dolore, una malattia, un problema, qualsiasi istante io lo offrirò, cioè lo consegnerò, lo farò. Lo vivrò, entrerò in quella situazione per Cristo, in un segreto di intimità meraviglioso, come solo due sposi possono capire. Ma tu ed io oggi non possiamo vivere per Cristo. Sì, invece, che puoi vivere per Cristo. Sì, che puoi salvare la tua vita. Perché vivere per Cristo significa vivere in suo favore, decidersi in suo favore, vivere per, cioè dare se stessi a Lui, lasciare che Lui prenda la nostra vita. Per questo dice ai Suoi, che sono segno e sacramento per tutto il mondo, a te e a me, che siamo intruppati, intrappolati nella mentalità del mondo, dice una cosa: il figlio dell'uomo dovrà soffrire molto, essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, dai super religiosi, dai super cristiani, dai moralisti, dai legalisti, da quelli che vivono anche la religione per guadagnare il mondo intero, per guadagnare il cielo con le proprie forze, di quelli che non hanno bisogno di niente, di quelli che sono carcerati, ma sono esclusi di non essere carcerati. Da questi Gesù Cristo deve essere riprovato, soffrire molto, essere crocifisso, messo a morte e risorgere. Il terzo giorno, dopo un tempo nel quale Gesù Cristo deve entrare nella tua prigione, deve sperimentare la tua stessa frustrazione, la tua stessa perdizione, deve condividere con te, deve scendere fino a dove tu stai, fino a dove io sono. Beh, Gesù Cristo deve essere rapito allo stesso modo, e questo passa necessariamente per il rifiuto, per l'essere riprovati. Questa parola riprovato in greco e in ebraico fa riferimento a delle monete, in ebraico alla purificazione del crogiuolo di una moneta, e in greco è quando una moneta è provata per vedere se
se è una moneta autentica o meno, e quando non lo è riprovata, cioè è buttata via, non serve. Allora lui deve diventare moneta riprovata per condividere con te tutte le monete false, con le quali tu hai cercato e ti sei illuso fino ad oggi di riscattare la tua vita. Gesù Cristo deve entrare lì, per questo Gesù Cristo deve essere riprovato, deve per amore a te, è un imperativo, è l'imperativo dell'amore, scendere fino a te, entrare come te. Adesso, se avete visto Prison Break, una serie, la prima parte, c'è un fratello che per salvare suo fratello è messo in carcere ingiustamente, fa di tutto, si fa tatuare su tutto il corpo la mappa della prigione, quindi si introduce in questa prigione e le succedono di tutti i colori, mette a rischio la sua vita. Gesù Cristo si è fatto tatuare sul suo corpo, sulla sua carne, i tuoi fallimenti, quello che ti sta imprigionando oggi, per entrare in ogni stanza, per entrare in ogni vicolo, per entrare in ogni corridoio, per entrare in ogni sgabuzzino nei quali tu cerchi la salvezza, ti infili lì perché pensi che lì c'è un'uscita e non c'è. Cristo viene lì, negli angoli più bui della tua vita, negli angoli più frustrati della tua vita, nelle sofferenze più profonde, lui scende lì. Questo significa che è stato riprovato. Se io sto scoprendo questo nella mia vita, nelle piccole e nelle grandi cose, che non sono naturalmente buono, non è perché io do da mangiare dei cani o salvo un cagnolino dalla strada, sono buono. Io posso salvare il cagnolino della strada e distruggere mia suocera, distruggere il vicino che mi ha fatto un'ingiustizia portandolo in tribunale, capito? Io lì accarezzo un gattino, lo curo, gli do da mangiare e odio profondamente chi mi sta attorno. Gesù Cristo entra lì, è l'unico che può salvarci veramente, perché proprio perché è stato rifiutato per venirti a prendere, conosce anche il cammino per uscire dalla morte, convertirsi e riprendere il cammino dell'obbedienza, ritornare nel paradiso, in quella macchina blindata che è l'amore infinito di Dio, che è la sua misericordia, la sua pietà. Allora capiamo anche cosa vuol dire se qualcuno vuol venire dietro a me. Non è un moralismo, no, se qualcuno vuol venire dietro a me significa se qualcuno vuole seguirmi in questo cammino di conversione. Io sono venuto, io posso risorgere, io in questa prigione dove tu sei conosco l'unica porta per uscire, l'unico passaggio segreto lo conosco io sono la porta. Come non ci sono sbarre, ma è la paura della morte, allora quello che ci fa uscire, che è la paura di perdere la vita, che ogni giorno ci angoscia di più e che muove tutto, allora l'unica porta è la risurrezione. È Cristo che ha aperto e tirato via la pietra del sepolcro. Io sono la risurrezione, io sono la vita, io sono la verità, io sono il cammino, io sono la porta. Non c'è bisogno di una porta, non c'è bisogno, non devi più entrare in quello sgabuzzino, non devi più entrare in quel compromesso, non devi più entrare in quella menzogna, in quell'ipocrisia, non devi più brigare, non devi più metterti lì a pensare, esci con Cristo. Allora, vive per me, chi perde la vita per me, cioè chi perde il proprio uomo vecchio, chi perde tutti i criteri, chi perde tutte le abitudini, tutti gli abiti, chi perde la sua carne in me. Per me vuol dire questo, chi mi segue, chi si abbandona a me, chi si lascia prendere da me, questo significa perdere la vita per me. Nessun volontarismo, anzi, l'unica possibilità di salvezza. Io sono prete perché è l'unica possibilità di salvarmi. Io sono prete in Giappone perché è l'unica possibilità di salvarmi. Tu sei in quel matrimonio perché è l'unica possibilità di salvarti. Ma quello non vuol dire salvarti e basta, cioè come abbiamo noi idea. No, salvarsi significa avere la vita piena, avere la vita felice, entrare nella pace, guadagnare il paradiso di nuovo. Vivere per guadagnare ogni giorno il paradiso, per restare nella volontà di Dio. Allora il lavoro, lo studio, tutto diventa santo, meraviglioso. E qual è il cammino? Lo stesso di Cristo, perché con Lui si deve ritornare indietro, si deve tornare nell'obbedienza. Allora rinnegare se stessi e prendere la propria croce ogni giorno e seguirlo, cioè vivere per Lui, perdere la vita per Lui, e dire no a quel se stessi che fa parte di tutti, per poter camminare dietro a Cristo, per dire sì a Lui, rinnegare se stessi, per dire sì a Cristo, per accogliere Cristo, per dire Amen, così sia, si compie a me secondo la tua parola, come la Vergine Maria, per tornare ogni istante nel paradiso.